bene. Ancora gli zaini. Ci hanno trovato gli infetti? Succede. La Sara cinesca, alziamola. No raga, sono traumatizzato da quel che succede nell'episodio precedente. Come cazzo fa Ellie, una bambina così, a lottare contro tantissime persone così? Trova qualcosa per tenerla, io la reggo. Aspetta! Che cazzo trovo? Questo. Stanno per entrare. Ora aspetti. Alzala. Alzala. Cosa aspetti? Muoviamoci. Non c'è la pistola? Vamos. Via. Ellie, ci sei? Sì, sono dietro di te. Continua a correre. Mandalo via, quel coglione. Oh. Ecco dove ha imparato a usare il coltello. Ma questo sembra David, è uguale. Su per le scale. Porca cura. La nostra via d'uscita. Infatti! Ce li abbiamo anche dietro. Oh cazzo. Giù. Salta. Ellie, sto bene, non ti fermare tu. Insomma, non si ferma, poi sono cazzi. Siamo quasi fuori. Dai che ci siamo. Ops. Eccolo. Ecco il morso. Ah. Credo fosse l'ultimo. Ellie, il tuo braccio. Ed è qui che comincia tutto. No. E ce l'ha anche lei. Sono fottute. In realtà è fottuta una sola, perché l'altra è immune. Tranquillo. L'ho fatta altre volte. Sono espertissima. Quasi. Non ti agitare. Se vuoi, là c'è altra roba da spaccare. Che facciamo adesso? Io dico che abbiamo due opzioni. Opzione 1. Prendiamo la via più facile. È rapida e indolore. Ma a me non piace granché. 2. Lottiamo. Lottare per cosa?
ci trasformeremo comunque in due mostri. Avremmo dovuto morire in mille modi prima d'ora. E potremmo farlo in mille altri prima di domani. Ma combattiamo per ogni secondo che ci resta da passare insieme. Che siano due minuti o due giorni, non ci arrendiamo. Io non voglio arrendermi. Che facciamo? Aspettiamo e basta. Possiamo rendere tutto poetico e perdere la testa insieme. Beh, non sarebbe una bella fine perdere la testa insieme? Non c'è l'opzione 3. L'opzione 3 in realtà è quella che poi verrà, che ci porterà lì fino al capitolo 2. E qua con The Last of Us 1 abbiamo finito. Anche con Left Behind c'è stato praticamente il quinto capitolo, che è stato, penso, il punto più difficile incontrato finora, proprio compresa anche la storia principale. Veramente un punto impossibile quello. Per fortuna l'ultimo, l'epilogo, c'è veramente poca roba da fare oltre a correre. Da dire tutto, questo gioco finirà nella dispensa, sulla dispensa, per fare posto alla seconda parte, che cominceremo subito, perché come dico sempre, appuntamento due volte a settimana, subito uno dietro l'altro, perché voglio portare tutta la storia. Continueremo con la Naughty Dog anche dopo The Last of Us, quindi insomma vi ho già in poche parole detto dove andremo a parare. Mi è rimasto veramente niente da dirvi, perché il gioco ha parlato di per sé stesso. Non è così tanto lungo Left Behind, a dir la verità, e più che altro c'è una parte combattiva, una parte narrativa, che non è neanche male. Però ragazzi, quell'ultima parte lì è stata veramente veramente tosta, e secondo me potevano almeno darci qualche risorsa in più. Da dire tutto, Left Behind finisce qui dopo una maratona di quasi 4 ore su Twitch. Vado a letto perché domani mi aspetta l'acquisto di un nuovo gioco, che non è la parte 2 che ho già. Noi saltiamo il filmato e come diritto ogni gioco che finiamo succede questo. Elimina. Yes. The Last of Us parte 1 finisce qui.